Buongiorno, benvenuti alla nostra pagina di informazione quotidiana. La notizia del giorno è ancora concentrata sulla vicenda della fusione fra Trapani e Edice. Intanto si realizza un gruppo unico. I due gruppi lavoro sono nati spontaneamente e altrettanto spontaneamente sono presenti su Facebook, ma faranno fronte comune per raggiungere l'obiettivo. Lunedì ci sarà il primo incontro tra le parti, uno step per unificare la proposta. Vediamo il servizio di Nicola Baldarotta. Noi siamo per unire le forze. Giovanni De Santis è promotore del gruppo autonomo di cittadini che stanno lavorando all'ipotesi della fusione o della rettifica dei confini fra Trapani ed Edice, hanno deciso di unirsi e lavorare assieme all'obiettivo. Ieri pomeriggio i referenti dei due gruppi si sono incontrati e hanno trovato diversi punti di comunione. Questo li ha fatti decidere di unire gli sforzi per non disperdere le energie. Lo spiega Giovanni De Santis, il quale afferma che la grande opportunità di raggiungere un obiettivo strategico per il futuro delle nostre comunità impone di mettere da parte i protagonismi individuali e di non aspirare a diritti di primogenitura per fare tutti un passo avanti verso il futuro. Quindi, condividendo le linee guida che ispirano l'azione del Comitato Vogliamo Trapani ed Edice un solo comune, abbiamo deciso di proporre anche l'unificazione delle nostre rispettive iniziative. E così vogliono lanciare dal basso un segnale di unità alla politica che spesso si divide e divide, tutti insieme a lavorare per un importante obiettivo comune in pratica. Il primo passo propedeutico lo hanno fatto i componenti del gruppo di lavoro avviato proprio da De Santis, sciogliendo l'organo di garanzia che era stato formato pochi giorni fa. Abbiamo valutato, dice ancora De Santis, di agire in questa maniera in modo tale da essere preparati alla fusione con gli amici del comitato Vogliamo Trapani ed Edice un solo comune, certo, sempre se essi lo vorranno. Prossimo step lunedì pomeriggio con una riunione allargata, per quanto possibile nel rispetto delle norme anti-Covid, per diventare ancora di più operativi. Ci fermiamo, sigla, torniamo in studio con i titoli e le altre notizie. Zona gialla, da lunedì la Sicilia cambia colore, fine settimana ancora con le restrizioni anti-Covid della zona arancione. Maltempo su tutta la provincia, allerta meteo della protezione civile e temperature in discesa. Cibo in cella frigorifera guasta, denunciati. La Polizia Stradale di Trapani ha fermato e denunciato due autotrasportatori che transitavano sulla A29. As Human, domani su web la danza contemporanea di Patrizia Losciuto, la performance registrata a Parigi, seconda patria della danzatrice trapanese. Inseguendo la finale, l'Handball Edice affronta oggi in semifinale di Coppa Italia la capolista Salerno, ieri arpie vittoriose nel confronto contro il Pontinia. Egades, non controllarono la Marnavi. Nell'approfondimento, al centro dell'operazione terremoto di Favignana, la vicenda delle navi cisterna per i pubblici ministeri, un disegno criminoso che avrebbe coinvolto amministratori, dirigenti, comandanti e addetti alla manovra dell'acqua. A partire da lunedì 15 febbraio passerà in zona gialla, nonostante la richiesta avanzata dal presidente della regione Musumeci al ministro della Salute Speranza, restano confermate per questo fine settimana le disposizioni della zona arancione. Vediamo il servizio. Ultimi due giorni di zona arancione, dopodiché la Sicilia si colorerà di giallo con minori restrizioni e la possibilità di potersi spostare da un comune all'altro, ma sempre entro i confini regionali e dalle 5 alle 22. In base al report settimanale della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità, l'isola è la regione col più basso RT d'Italia, l'indice di trasmissione del contagio, che in Sicilia è pari allo 0,66. Il che ha permesso di fare scattare un allentamento delle restrizioni. Dopo due settimane di zona rossa e due di zona arancione, da lunedì scatterà quindi la zona gialla. Il presidente Musumeci, che ieri stesso ha firmato l'ordinanza che recepisce le disposizioni nazionali, aveva chiesto al ministro della Salute di anticipare la zona gialla già domani, in modo da permettere la riapertura ai ristoratori in queste settimane di chiusura. Ma il ministro Speranza ha escluso questa ipotesi. Musumeci ha poi annunciato che da lunedì sarà avviato il confronto con il nuovo governo nazionale per dare certezze dei ristori agli operatori economici e per definire i nuovi protocolli sulle aperture delle attività ancora non consentite.
Da lunedì mattina finalmente la Sicilia sarà zona gialla. È il frutto di tanti sacrifici da parte vostra perché quella scelta sofferta della zona rossa prima e della zona arancione dopo oggi ha portato i frutti sperati. In questo momento la Sicilia è la regione con l'indice RT più basso d'Italia. Ecco, e questo è merito vostro, della disciplina, del rispetto delle regole e soprattutto della tutela del diritto alla salute che tutti abbiamo esercitato. Avevo chiesto al Ministro Speranza di poter consentire almeno per la giornata di domenica a pranzo, giornata dedicata a San Valentino, di autorizzare i ristoranti affinché potessero lavorare, niente da fare. Mi ha scritto, mi ha risposto dicendo che il provvedimento di zona gialla e quindi delle regole possibili nella zona gialla comincia da lunedì mattina. Ma abbiamo tempo per poter recuperare, ne sono convinto, se tutti rispetteremo le regole eviteremo di fare passi indietro, ma soprattutto andremo verso la normalità. Noi intanto nei prossimi giorni, noi presidenti delle regioni, chiederemo al presidente del Consiglio Draghi, non appena avrà ricevuto la fiducia del Parlamento, di poterci ricevere perché continueremo a ribadire la esigenza di poter erogare benefici finanziari a tutte le categorie economiche, a quelle soprattutto che sono state maggiormente penalizzate a causa della chiusura. Ecco. Andiamo avanti, guardiamo il futuro con ottimismo, speriamo che il peggio sia già passato. Sulla campagna vaccini sapete che stiamo lavorando giorno dopo giorno senza tregua, siamo stati anche qui fra i primi in Italia a provvedere alla somministrazione del prezioso liquido. Coraggio e speranza, speranza e certezza. Vediamo ora di capire che cosa cambia nel passaggio tra la zona arancione, che lo ricordiamo è in vigore fino a tutta la giornata di domani, e la zona gialla, che entra in vigore lunedì. Il servizio di Mario Torrente. Con la zona gialla ci sarà una maggiore libertà negli spostamenti e minori restrizioni. Non ci sarà infatti più bisogno di autocertificazione per raggiungere un altro comune. Sarà consentito muoversi quindi per tutto il territorio regionale e andare a trovare amici e parenti o un'altra casa privata, ma solo una volta al giorno per un massimo di 2 persone, ad eccezione di minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti. Tutto ciò sempre dalle 5 alle 22. Resta confermato infatti il coprifuoco notturno. In questa fascia oraria resta vietato uscire da casa se non per motivi di lavoro, necessità e salute, quindi presentando l'apposita autocertificazione. La zona gialla farà poi scattare la riapertura di bar e ristoranti non più solo per asporto e domicilio, ma anche per consumare cibi e bevande all'interno dei locali, ma solo dalle 5 alle 18. Dopodiché sarà permesso l'asporto fino alle 22, ma esclusivamente per i locali che si occupano di ristorazione, non per quelli sprovvisti di cucina o che fanno commercio al dettaglio di bevande. Come ovvio, resta l'obbligo di indossare la mascherina e il distanziamento interpersonale. In zona gialla potranno poi riaprire musei e mostre, ad eccezione dei giorni festivi e con gli ingressi che dovranno essere contingentati. Restano invece chiuse palestre, piscine e centri benessere. Fine settimana all'insegna della pioggia e del freddo in provincia di Trapani, dove nelle prossime ore è attesa la diminuzione delle temperature. Il servizio di Mario Torrente. Trapani oggi si è svegliata con il cielo grigio e la pioggia. In città non si sono verificati disagi né allagamenti per la quale. Qualche problema si è verificato in via Marconi dove è saltato un tombino. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale di Erice. Monitorate anche le altre strade del territorio e la provinciale per Bonagia nel tratto di Pizzolungo che spesso, in caso di pioggia, finisce con l'allagarsi. Ma non si sono formati accumuli di acqua sulla carreggiata. Per il resto, tutto nella norma, con situazioni fisiologiche legate al maltempo che era atteso proprio in queste ore. Tant'è che ieri la Protezione Civile aveva diramato per la giornata di oggi un'allerta meteo gialla e tra le zone indicate per il rischio meteo
idrogeologico. C'è anche la provincia di Trapani, dove nelle prossime ore sono attesi forti venti provenienti da nord. Questo pomeriggio soffierà maestrale col mare che inizierà ad agitarsi. In serata il vento girerà a tramontana, mentre per domani è atteso il grecale. Il vento da nord-est farà scendere in diversi gradi le temperature, con le massime che si dovrebbero attestare attorno ai 9 gradi e le minime tra i 5 e i 6 gradi. Insomma, si aspetta freddo. Ed anche mare molto mosso, visto che in base ai bollettini meteo nel Trapanese da domani mattina si aspettano onde oltre i 3 metri. E l'inizio della settimana dovrebbe essere caratterizzato da questo quadro climatico, con i gelidi venti da nord che dovrebbero tenere banco fino a martedì, facendo scendere la colonnina di mercurio al di sotto delle medie stagionali. Ci fermiamo per il momento, sigla, torniamo in studio tra qualche minuto con le altre notizie di cronaca. Cibo nella cella frigo guasta, denunciati. La Polizia Stradale di Trapani ha fermato e denunciato due autotrasportatori che transitavano sulla A29. H as human, anzi scusate, all'inglese si pronuncia H as human. Domani sul web la danza contemporanea di Patrizia Losciuto, la performance registrata a Parigi, seconda patria della danzatrice trapanese. Inseguendo la finale, l'Handball Erice affronta oggi in semifinale di Coppa Italia la capolista Salerno, ieri arpie vittoriose nel confronto contro Pontina. La Polizia Stradale di Trapani ha denunciato due persone per falsità materiale in concorso. Trasportavano cibi deperibili in un camion frigorifero in cui non funzionava la refrigerazione. Vediamo il servizio. La Polizia Stradale di Trapani nella mattinata di ieri, presso l'area di sosta Costa Gaia, lungo la A29, ha denunciato due persone che in concorso tra loro avevano falsificato l'attestato ATP obbligatorio per la circolazione dei veicoli con celle frigorifere destinate al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata. I poliziotti, impegnati nei servizi di vigilanza sul tratto autostradale A29 da Palermo a Mazara del Vallo, hanno fermato un autocarro in cui il gruppo frigorifero è risultato essere guasto, pur trasportando prodotti alimentari, quasi 300 kg di pasta e 56 kg di mollica, entrambi prodotti freschi che, secondo l'etichettatura, avrebbero dovuto mantenere una temperatura di 4 gradi. I due sono stati sanzionati per l'inidoneità termica del vano carico del mezzo, mentre i prodotti venivano riportati al deposito e comunque destinati alla vendita, in quanto giudicati non alterati dal medico dell'ASP. Gli agenti però, durante il controllo documentale, hanno riscontrato che l'attestato ATP è risultato falso. Pertanto è scattato il sequestro penale del documento con relativa denuncia per falsità materiale dell'amministratore delegato della ditta e dell'utilizzatore dell'attestato, che, pur sapendo trattarsi di atto falso, lo utilizzava per circolare. Il responsabile della Guardia Costiera di Castellammare del Golfo è stato assolto per un incidente occorso a una passante durante i lavori al prospetto del locale ufficio marittimo. Vediamo il servizio. Il primo luogotenente Davide Tumbarello, già comandante della Guardia Costiera di Castellammare del Golfo, è stato assolto dal giudice di pace di Alcamo dall'accusa di lesioni personali a causa di un omesso controllo. Il luogotenente Tumbarello è stato imputato perché, nella qualità di responsabile dei lavori di manutenzione ordinaria per l'ufficio locale marittimo di Castellammare del Golfo, avrebbe omesso di mettere in sicurezza l'edificio nella via discesa marina. Una omissione che, secondo la Procura della Repubblica, avrebbe determinato la caduta di una lastra di tufo dal prospetto, causando lesioni personali a una donna che riportò un trauma cranico non commotivo, trauma al rachide cervicale, scoriazione al cuoio capelluto, guaribili in 7 giorni. In dibattimento il giudice di pace ha accolto la linea difensiva dell'avvocato Fabio Sammartano, che ha dimostrato l'assoluta estraneità dell'imputato, tenuto conto che la proprietà dell'immobile in cui è ubicata la sede dell'ufficio locale marittimo di Castellammare del Golfo e dell'Agenzia del Demanio, e che è responsabile della manutenzione il provveditorato interregionale Sicilia-Calabria per le opere pubbliche. Si intitola H as Human ed è la performance di danza contemporanea che la coreografa e danzatrice Patrizia Losciuto diffonderà domani, domenica 14 febbraio, per 24 ore consecutive a partire dalle ore 10 del mattino sul suo sito web. La performance è stata realizzata pochi mesi addietro in Francia presso la suggestiva cappella di Saint-Marie et Nonnie
nei pressi di Lione. Vediamo il servizio con l'intervista di Nicola Augliano. Un jour, j'ai téléchargé une vidéo de ma dernière chorégraphie et je l'ai partagée dans les réseaux. HS Human sarà diffuso online sul sito patrizialosciuto.com per 24 ore a partire dalle ore 10. È un progetto che è nato qualche mese fa durante una residenza di creazione in un luogo straordinario che si trova a Nonè, vicino Lione, in Francia, e una cappella all'interno di un convento del XVII secolo che accoglie gli artisti per creare le loro opere. E allora ho pensato di mostrare questo lavoro che è nato da una domanda fondamentale: che cosa significa oggi essere umani nella modernità? Siamo immersi in un universo tecnologico e a volte dimentichiamo cosa significa l'umanità, il nostro senso profondo dell'essere umani. E allora mi sono chiesta, nella mia storia lavorativa, quali erano state le esperienze più forti che mi avevano marcato. Racconto quindi quattro storie molto diciamo significative per me, attraverso la danza e attraverso anche il linguaggio della musica e dei costumi. Quindi a partire dalle ore 10, qual è esattamente l'indirizzo del sito? www.patrizialosciuto.com e andate direttamente lì e vedrete la performance. Perché tutto questo il 14 febbraio? Non è stato un caso, ma visto che parlavo del senso di umanità, e allora noi a volte dimentichiamo il senso profondo del bene che è in ognuno di noi, innato. Quindi lo ricordiamo, il sito www.patrizialosciuto.com per chi vuole seguire questa performance di danza contemporanea dell'artista trapanese. La forza di tanti cuori all'uncinetto per trasmettere vicinanza alle famiglie colpite da Covid-19 sono le installazioni nel centro storico di Castellammare del Golfo. Il messaggio d'amore apre alla speranza di superare questo triste e difficile momento e arriva dalle donne del gruppo Unite da un filo dell'Associazione Culturale 6 di Castellammare del Golfo 6. La nostra programmazione: alle 15.15 manderemo in onda l'incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia di pallamano femminile Handball Edice Pontinia. Alle 19.40 e alle 22.40 trasmetteremo il magazine con le notizie più importanti di questa settimana. Vi segnaliamo inoltre che domani alle 13 e alle 19 ci sarà la replica della quinta puntata della rubrica di salute e benessere Sapere Vivere, condotta da Stefania Renda. Se volete rileggere le notizie che abbiamo proposto oggi nella nostra striscia di informazione quotidiana, potete collegarvi al nostro sito internet www.telesudweb.it. Ed ora spazio al meteo. Nel pomeriggio di oggi è previsto cielo coperto con modeste piogge e vento di maestrale. Il mare sarà molto mosso e le temperature saranno comprese fra i 12 e i 13 gradi. In serata cielo nuvoloso e vento di tramontana con mare molto mosso. Le temperature saranno comprese fra gli 11 e i 12 gradi. Per domani mattina è previsto cielo leggermente coperto con modeste piogge e vento di grecale. Il mare sarà agitato e le temperature rimarranno stabili sugli 8 gradi. Per domani pomeriggio è previsto cielo sereno o poco nuvoloso con mare agitato e vento da nord-est. Le temperature saranno comprese fra i 6 e i 7 gradi. Lo sport: gara casalinga per il dattilo che domani ospiterà al provinciale il Rotonda. Il servizio è di Federico Tarantino.
Dattilo in campo domani pomeriggio al provinciale a partire dalle 14.30 per il confronto con il Rotonda, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie D. Una partita che giunge dopo la sconfitta esterna del Dattilo contro la Gelbison, che ha fermato la striscia di 3 vittorie consecutive conquistate in avvio del 2021. Non ci sarà ancora una volta mister Ignazio Chianetta, fermato dal giudice sportivo a seguito del cartellino rosso ricevuto nel match contro la Cireale. Al suo posto toccherà nuovamente a Vito Policani. Non ci sarà in campo neppure Fragapane per squalifica. Tanti poi gli acciacchi fisici nella formazione biancoverde. Terranova, Bonfiglio e Nigro attendono l'esito degli esami strumentali per valutare l'entità degli infortuni. Lavoro a parte in settimana anche per Secum e Iraci, usciti malconci e anzitempo domenica scorsa nella trasferta di Vallo della Lucania. Sembra certa la loro assenza per domani. Domani sarà un turno importante per il girone I. La classifica molto corta potrà ridisegnare il futuro del torneo. Il Dattilo si trova a 3 punti dai play-off, ma anche dai play-out. Basta veramente poco per sognare, così come per preoccuparsi. I biancoverdi, dal canto loro, domani contro il Rotonda vorranno riscattare la prova opaca vista in Lucania. L'Handball Erice affronta oggi in semifinale di Coppa Italia la capolista Salerno. Ieri Arpie vittoriose nel confronto contro il Pontinia. Vediamo ancora un servizio di Federico Tarantino. Torna in campo questo pomeriggio l'Handball Erice, che a partire dalle 18 affronterà la capolista e pluriscudettata Salerno per la semifinale di Coppa Italia che si sta svolgendo a Salso Maggiore Terme. Una partita dove in palio ci sarà la finale della rassegna nazionale che mette in campo le migliori realtà provenienti da tutta Italia. Le ericine infatti ieri pomeriggio hanno sconfitto nei quarti il Pontinia con il risultato finale di 32-25. Una gara che ha visto le Arpie sempre in vantaggio sin dalle primissime battute. Una vittoria netta nel corso della quale solamente nella prima parte del secondo tempo l'Handball Erice ha sofferto il rientro del Pontinia, che era riuscita a pareggiare il match. Poi però Coppola e Benincasa hanno realizzato le reti che hanno ridato il vantaggio all'Handball Erice, uscita così vittoriosa nel confronto dei quarti di finale di Coppa Italia. Ascoltiamo Antonella Coppola, migliore realizzatrice dell'incontro di ieri con 9 reti ed ex della sfida di oggi contro Salerno. Siamo riusciti comunque a gestirli bene, a risalire, sono molto contenta e la reazione del gruppo è stata importante, quindi bene. Sarà una partita importante. Non già... una partita qualunque per te. Guarda, è sicuramente bello rivedere comunque ragazze con cui ho giocato, però avendo un'altra maglia ovviamente in campo si dà il massimo e non si conosce diciamo nessuno tra virgolette, sempre nei limiti della sportività, e quindi sarà una gara importante come le altre da non sottovalutare, anche perché le ragazze di Salerno, anche se hanno avuto un momento difficile, sono comunque una ottima squadra che è abituata a giocare queste partite, quindi daranno filo da torcere e sicuramente noi non saremo da meno. Servizio di approfondimento dedicato alla cronaca giudiziaria. Vediamo di capire come è nata l'operazione terremoto di Favignana, che ruota tutto attorno alla vicenda delle navi cisterna. Per i pubblici ministeri un disegno criminoso che avrebbe coinvolto amministratori, dirigenti, comandanti e addetti alle manovre dell'acqua. Vediamo il servizio. I pubblici ministeri Rossana Penna e Matteo Delpini hanno incentrato la loro inchiesta sulla fornitura d'acqua alle Egadi da parte della Marnavi, società che gestisce assieme alla Vemar di Roma il servizio sulle isole minori per la regione siciliana, seppur la procedura negoziata è diretta con il Ministero della Difesa. Infatti, nell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari depositato lo scorso 29 gennaio, questa imputazione è la più vecchia, riportando la dicitura come da prassi reati commessi in Favignana dal giugno 2013 all'agosto 2018. Fra gli indagati compaiono il rappresentante legale della società napoletana Domenico Ievoli e Antonia Vittozzi, dirigente e longamanus dell'amministratore dell'azienda, che avrebbe adottato modelli di organizzazione e gestione illecita per l'esecuzione del contratto di pubblica fornitura d'acqua potabile con nave cisterna.
A consentirglielo per i PM Giuseppe Pagoto e gli assessori Vincenzo Bevilacqua e Giovanni Sammartano, quest'ultimo subentrato nel secondo mandato dell'ex sindaco nella delega al servizio e all'approvvigionamento idrico, omettendo di disporre qualsiasi effettivo controllo sulla buona esecuzione. Oltre a loro, avrebbero agevolato il disegno criminoso il dipendente dell'EAS Gaetano Surano, quello del comune Giovanni Fedraio e il lavoratore subordinato Francesco Campo, tutti incaricati e preposti dall'amministrazione alle cosiddette manovre dell'acqua, controfirmando i buoni di consegna compilati dai comandanti delle navi Naxos e Valais, Emiliano Vitiello, Francesco Martorana e Angelo Ribaudo, tutti destinatari del provvedimento e coinvolti a vario titolo per gli investigatori nella frode, addirittura provvedendo talora a sversare direttamente in mare l'acqua trasportata in eccesso rispetto al fabbisogno reale. Un ingiusto danno per lo Stato di oltre 1.300.000 euro a vantaggio delle due compagnie. Il vantaggio della corruttela, tuttavia, non sarebbe chiaro, tanto che nell'ordinanza che portò il GIP di Trapani ad emettere 11 misure cautelari lo scorso 17 luglio, lo stesso sottolinea come il pubblico ministero, con motivazione assolutamente condivisibile, non abbia avanzato alcuna richiesta di misura cautelare nei confronti del Pagoto per corruzione, in considerazione della mancanza di gravi indizi idonei a dimostrare che le donazioni della Marnavi e della Vemar all'amministrazione per la festa del Santissimo Crocifisso per 21.500 euro in 3 anni costituissero il compenso per le condotte illecite dell'ex sindaco, ritenendo che le utilità percepite dal Pagoto comunque non raggiungevano la soglia della gravità indiziaria, atteso che anche altra società, la Siremar, era usa a sponsorizzare vari eventi ed associazioni locali. Viceversa, per il Bevilacqua vi sarebbe stata qualche assunzione stagionale di suoi parenti stretti. Ad ogni modo, una indagine che poi ha determinato le intercettazioni e le investigazioni della tenenza della finanza dell'isola, che avrebbe riscontrato i reati di falso ideologico in atti pubblici, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ed ancora corruzione elettorale, abuso d'ufficio, smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, quasi tutti commessi per i PM nel 2018, tranne quello di peculato imputato all'ex direttore romano dell'area marina protetta Stefano Donati, che sarebbe stato commesso dal 2014 al 2018. Seconda edizione del nostro TG, apertura dedicata ad una vicenda politica di Buseto Palizzolo. C'è stato un avvicendamento nella giunta del sindaco Maiorana. Vediamo il servizio. Gli assessori Anna Maiorana e Nicolo Scavone lasciano il posto a Francesco Lombardo e Valeria Minaudo. Un avvicendamento che è parte degli accordi politici amministrativi del sindaco Roberto Maiorana con la sua maggioranza. Ieri l'annuncio ufficiale in consiglio comunale, ma era comunque un passaggio noto a tutti e soprattutto condiviso. Per Anna Maiorana e Nicolo Scavone non si tratta di un'uscita di scena definitiva. Entrambi hanno deciso che continueranno il loro impegno accanto all'esecutivo, dando un apporto di esperienza e competenza anche ai due nuovi assessori. L'avvicendamento ha avuto anche una parentesi fortemente emotiva attraverso l'intervento di ringraziamento in aula di Anna Maiorana, che ha salutato il Consiglio con parole cariche di sensibilità e commozione. Assente invece Nicolo Scavone, trattenuto per impegni di lavoro che però già nella mattinata di ieri aveva reso noto di rimanere a disposizione di sindaco ed esecutivo nell'interesse della comunità busetana. La città unica, quella fra Trapani ed Erice, è possibile, due gruppi di lavoro si fondono, ieri incontro tra le parti, lunedì altro step. Vediamo il servizio di Nicola Baldarotta. Noi siamo per unire le forze. Giovanni De Santis è promotore del gruppo autonomo di cittadini che stanno lavorando all'ipotesi della fusione o della rettifica dei confini fra Trapani ed Erice, hanno deciso di unirsi e lavorare assieme all'obiettivo. Ieri pomeriggio i referenti dei due gruppi si sono incontrati e hanno trovato diversi punti di comunione. Questo li ha fatti decidere di unire gli sforzi per non disperdere le energie. Lo spiega Giovanni De Santis, il quale afferma che la grande opportunità di raggiungere un obiettivo strategico per il futuro delle nostre comunità impone di mettere da parte i protagonismi individuali e di non aspirare a diritti di primogenitura per fare tutti un passo avanti verso il futuro. Quindi, condividendo le linee guida che ispirano l'azione del Comitato Vogliamo Trapani ed Erice un solo comune, abbiamo deciso di proporre anche l'unificazione delle nostre rispettive iniziative.
E così vogliono lanciare dal basso un segnale di unità alla politica che spesso si divide e divide, tutti insieme a lavorare per un importante obiettivo comune in pratica. Il primo passo propedeutico lo hanno fatto i componenti del gruppo di lavoro avviato proprio da De Santis, sciogliendo l'organo di garanzia che era stato formato pochi giorni fa. Abbiamo valutato, dice ancora De Santis, di agire in questa maniera in modo tale da essere preparati alla fusione con gli amici del comitato Vogliamo Tra Benedelice un solo comune, certo, sempre se essi lo vorranno. Prossimo step lunedì pomeriggio con una riunione allargata, per quanto possibile nel rispetto delle norme anti-Covid, per diventare ancora di più operativi. Lunedì ci sarà l'atteso cambio di colore della regione Sicilia che passa dalla zona arancione alla zona gialla. Vediamo che cosa cambia nelle misure anti-Covid a partire dall'inizio della prossima settimana. Il servizio è di Mario Torrente, io con questo servizio chiudo la seconda edizione. Vi saluto, grazie per averci seguito. Con la zona gialla ci sarà una maggiore libertà negli spostamenti e minori restrizioni. Non ci sarà infatti più bisogno di autocertificazione per raggiungere un altro comune. Sarà consentito muoversi quindi per tutto il territorio regionale e andare a trovare amici e parenti o un'altra casa privata, ma solo una volta al giorno per un massimo di 2 persone, ad eccezione di minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti. Tutto ciò sempre dalle 5 alle 22. Resta confermato infatti il coprifuoco notturno. In questa fascia oraria resta vietato uscire da casa se non per motivi di lavoro, necessità e salute, quindi presentando l'apposita autocertificazione. La zona gialla farà poi scattare la riapertura di bar e ristoranti non più solo per asporto e domicilio, ma anche per consumare cibi e bevande all'interno dei locali, ma solo dalle 5 alle 18. Dopodiché sarà permesso l'asporto fino alle 22, ma esclusivamente per i locali che si occupano di ristorazione, non per quelli sprovvisti di cucina o che fanno commercio al dettaglio di bevande. Come ovvio, resta l'obbligo di indossare la mascherina e il distanziamento interpersonale. In zona gialla potranno poi riaprire musei e mostre, ad eccezione dei giorni festivi e con gli ingressi che dovranno essere contingentati. Restano invece chiuse palestre, piscine e centri benessere.